Nel 1984 Gianna Nannini esce con una canzone stupenda, si chiama Fotoromanza e devo dire che è davvero ballabile. Perché ho pensato di portarti qui in studio questa canzone oggi? Perché affrontiamo un tema particolare, che è quello delle sovraincisioni. Negli anni 80 le sovraincisioni erano quasi all'ordine del giorno e quindi come si può gestire una sovraincisione nel momento in cui si deve suonare dal vivo. Oggi ho pensato di portarti l'esempio di come ha fatto nell'History Tour del 2016 Moritz Müller, un batterista bravissimo che io fino a poco tempo fa non conoscevo, e ti faccio vedere la differenza tra il brano in studio di Gianna Nannini, come è stato registrato, e poi come è stato suonato dal vivo proprio da Moritz Müller in quel tour. Andiamo a vedere adesso come fanno in studio. Se la sera non esci, ti prepari un panino mentre guardi la TV. Dunque, come avrai appena sentito dalla canzone, il brano è composto da questo primo tempo che fa così. Quindi sedicesimi a due mani perché sono belli piatti, probabilmente sono registrati con una batteria elettronica perché al tempo erano le prime ad esserci e andavano molto di moda. E la sovraincisione che c'è sopra è composta da dei tom che io però metto per comodità su timpano e tom 1. Nelle vare del 4 gli ultimi due sedicesimi vanno sul timpano e nella battuta successiva l'ultimo sedicesimo prima del 2, quindi sul levare dell'1, metteremo il tom. Quindi fa 1, 2, 3, 4. Ecco, quindi questi uniti determinano il tempo che hai sentito nello studio di registrazione. Ora andiamo a vedere come Moritz Müller la gestisce dal vivo. Se la sera non esci, ti prepari un panino mentre guardi la TV. Anche tu. Con qualcuno che alla luce del giorno non conosci più. Questo è il primo dei tre tempi che sentiamo durante la canzone che Moritz Müller gestisce. Andiamo a vederlo nello specifico. Il movimento è in sedicesimi e il Charleston dà l'accento in levare sul terzo dei quattro sedicesimi. Il movimento è questo. Viene gestito così in tutti e tre i tempi. Per quanto riguarda il primo tempo nello specifico, il primo quarto fa così. Il secondo movimento è composto da il rullante sul primo colpo. Terzo movimento, metteremo ancora cassa sul primo colpo e sul quarto. Il quarto movimento ha, attenzione, rullante sul primo colpo, debole secondo, terzo accentato con timpano, quarto non accentato col timpano. E poi uniamo tutto il tempo. Ecco qui, andiamo a vedere adesso il secondo tempo che troviamo all'interno della canzone, quando fa ti telefono no, in quel punto lì. Come abbiamo appena sentito, il tempo è composto da due battute, una di quattro quarti e una di due quarti, e lo fa così.
sul primo movimento metterà cassa su primo e secondo sedicesimo. Ricordiamoci sempre che il Charleston invece accenta sul terzo sedicesimo e fa così. Il secondo movimento userà il rullante sul primo sedicesimo e accento sempre sul terzo per quanto riguarda il Charleston. Il terzo movimento come il primo. Il quarto movimento come il secondo. La seconda battuta, quella di due quarti, muove la cassa sul primo e il terzo sedicesimo del primo movimento. E poi il rullante fa esattamente come negli altri movimenti 2 e 4 della battuta precedente. Quindi adesso te lo unisco. Dopodiché questo tempo viene alternato a una battuta della strofa che abbiamo spiegato precedentemente per poi ritornare ancora una volta, sempre una battuta da 4 quarti più una da 2 quarti. Andiamo poi al terzo, che è quello che sentiremo nel ritornello. Come fa il tempo che abbiamo sul ritornello? Assomiglia molto a quella della strofa, ma cambia qualcosina. Allora, nel primo movimento abbiamo cassa su primo e quarto sedicesimo. Ricordiamoci sempre, Charleston muove sul terzo sedicesimo. Il secondo movimento del rullante è come sempre. Il terzo movimento ha la cassa su primo, secondo e quarto sedicesimo. Il quarto movimento fa come nella strofa, rullante sul primo e su terzo e quarto sedicesimo timpano. Ed eccolo qui unito. Non è davvero incredibile il lavoro che fa Moritz Müller in questa canzone. Aggiunge, diciamo, praticamente un paio di tempi all'originale e secondo me porta il ritmo di questa canzone proprio a un livello superiore. Davvero, davvero un gran lavoro. Ho guardato qualche video che non c'entrava nulla con questa canzone e ti assicuro che è davvero super preparato. D'altro lato, Gianna Nannini non è che chiama il primo che capita a fare un tour con sé, insomma, ha preso davvero un grandissimo artista. Quello che voglio in sunto dirti è che da sovraincisioni che troviamo in studi di registrazione molto spesso vengono fuori idee veramente molto valide quando bisogna poi riprodurre la stessa canzone dal vivo, e Moritz Müller sicuramente in quel tour ha fatto un gran lavoro. Prova a cimentarti in questa canzone, impara i tempi, fammi sapere se sono facili o difficili, perché in realtà questo brano non è mica tanto semplice. Perché non provi a commentarmi con qualche altra sovraincisione e con qualche altro batterista che se l'è cavata alla grande in questo tipo di situazioni? Non mi resta che ricordarti di iscriverti al canale, che per me è super importante, metterti allo studio di Fotoromanza e soprattutto di dirti come sempre ciao drummer!